2024 euro, girone E, Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina. Altra tappa qui su Sport Italia alla scoperta delle squadre che comporranno il tabellone di 2024 euro, parliamo della Slovacchia con Martin Tetras, ex difensore della nazionale e oggi rinomato agente, fra gli altri di Calzona e Do Hamsik. Ai tifosi italiani la Slovacchia rievoca soprattutto un brutto e non così lontano ricordo nel calcio più o meno recente, la doppietta di Vitek in Sudafrica nel 2010, il City Marcello Lippi con le mani fra i capelli e gli azzurri eliminati al primo turno, per quello che non è stato altro che il preludio ad un incubo mondiale proseguito con un'altra eliminazione ai gironi nell'edizione successiva e due mancate qualificazioni nel 2018 e 2022. Chi era in campo in quel rocambolesco 3-2 fra gli avversari è Martin Tetras, ex difensore poi divenuto rispettato agente, che oggi rappresenta diversi calciatori della squadra che, con Calzona alla guida, si appresta ad affrontare un altro europeo, il terzo della propria storia da quando ha ottenuto l'indipendenza dalla Cecoslovacchia, con il picco degli ottavi raggiunti nel 2016, fra gli altri, Tetras è infatti procuratore di Vavro, Tutta e Calzona, oltre che di Hamsik. Ritiratosi lo scorso anno dal calcio. Intervenuto in esclusiva a Sport Italia, ci ha parlato delle sue aspettative alla vigilia della manifestazione continentale. Quali sono i punti di forza della Slovacchia? Ne cito soltanto uno, il gruppo. È stato fondamentale per raggiungere la qualificazione e generalmente è insito nel nostro DNA, quando abbiamo fatto grandi cose negli europei e mondiali recenti, è stato sempre il gruppo il punto di forza. Non faccio nomi. Ma sicuramente anche l'allenatore è un altro punto di forza, perché ha dato la sua impronta ad una squadra unita. La Slovacchia si è riuscita a qualificare con una giornata di anticipo, una grande cosa,